Ciao a tutti amicetti e amicette, io sono sempre Aloe e sono tornata con un nuovo video. Ci sto dando dentro con le video ricette perché voi mi chiedete come fai questo, come fai l'altro, e io non è che sappia fare, però ci provo, come vi dico in tutti i video, quantomeno ci provo. Questa sera faremo insieme, e beh, sera perché per me è sera, poi voi le farete quando volete. Oggi comunque faremo insieme le piadine. Io le ho fatte una volta sola, la volta scorsa, quando appunto poi mi avete chiesto come le ho fatte, eccetera, eccetera, e mi sono piaciute tantissimo, mi hanno dato una grandissima soddisfazione, perché oggettivamente se uno non le ha qui, ok, cioè se uno non le ha a casa ma ha voglia, ok, è bello potersele fare, veramente ci si mette tra virgolette un attimo, cioè non è una roba lunghissima da fare, anzi, ed è anche una cosa abbastanza facile. Ora, l'altra volta l'abbiamo fatta con la farina d'avena e devo dirvi la verità, io credo che siano le più buone fatte così, perché la farina d'avena, come la farina integrale, hanno comunque quel sapore in più che va a dare quel twist in più anche poi alla piadina finita condita. Oggi non abbiamo quella farina e siccome ne abbiamo tanta di 00 e 0, intanto finiamo queste qui o comunque andiamo avanti con queste per un po'. Abbiamo messo, qua dovrebbero venirne fuori più o meno 4, non grandissime, non come quelle che comprate, un pelino più piccole, ma comunque assolutamente soddisfacenti, ve lo dico. E abbiamo messo 450 grammi di farina, guardo lui perché le ha messe lui, e più o meno un cucchiaio di sale, ok? Adesso andiamo a inserire un cucchiaio d'olio e mezzo bicchiere d'acqua. Sì, lo provi finché. Esatto, adesso lo faremo insieme così vediamo insieme la consistenza e cerco di essere più precisa. Purtroppo, come vi dico sempre, noi proviamo Come fondamentalmente. impastare la malta? Metti l'acqua un po' alla volta fino a che Esatto. basta. E quindi ci spostiamo di là sperando di riuscire a farvi vedere qualcosa. Oppure di qua e Roberto viene di qua. Mi serve la bilancia per l'olio. Niente, gli serve la bilancia, allora andiamo di là. Eccoci qua sotto, anche se non si vede, c'è la bilancia. Roberto ha detto che non vuole un cucchiaio, ma vuole pesarlo, così siamo anche un po' più precisi. 14 grammi. Ed è poco, Ok. sarà un cucchiaio e mezzo, due. Ecco. E adesso andiamo ad aggiungere, vediamo, rifacciamo la tara così siamo a posto. Intanto Mezzo bicchiere. mezzo bicchiere che sono, Saranno 70-80 grammi. sì, 85 grammi e cominciamo a mescolare. Allora, vi confermiamo il bicchiere d'acqua alla fine, non di più. Adesso che abbiamo fatto il più, andiamo su un piano di marmo che nel nostro caso è il piano della cucina, quindi nel nostro caso ci va più che bene, altrimenti insomma se avete insomma, un piano liscio, ecco, diciamo che da quello che abbiamo capito il marmo è sempre la miglior soluzione. Finiamo di darle una bella botta, una bella tirata, ok? Dopodiché andremo a fare i panetti. No, prima dobbiamo lasciarlo riposare una Non lo facciamo mezz'oretta, riposare i panetti? dopo i panetti, perché deve riposare lui. Dopodiché questa volta, anche se l'altra volta non l'abbiamo fatto e comunque sono venute buone, li andremo a far riposare un 20 minuti, 20 minuti, mezz'ora, poi insomma quello che è. Dopodiché facciamo i panetti ed estendiamo e ci rivediamo. Eccoci qua, abbiamo fatto riposare il panetto
una buona mezz'ora. Adesso il mio amore mi passerà un coltello. Io cercherò di fare 4 panetti il più possibilmente uguali e li vado a pesare, così posso darvi anche un'idea di quello che viene fuori, insomma, di quanto è. Allora, questo è 175, questo è 183, ci siamo, wow, pensavo molto peggio. Questo è 132, infatti, e questo è 189. Quindi adesso andiamo a prendere un pochino da qui, ed è 149, perfetto, e un pochino da qui, 150, ottimo. Questo era 132 più questi due, anche massa, questo è diventato massa grande. Vabbè, insomma, più o meno, ragazzi, non bisogna essere troppo, era più che altro per dare un'idea a voi. Adesso li appallottoliamo e dopo ovviamente li stendiamo col mastro mattarello. Buongiorno. Ora che abbiamo fatto le palline, andiamo a schicciare un pochino con le mani, come facciamo con l'impasto della pizza, perlomeno come facciamo noi. Ok, alla fine, tagliando di qua e tagliando di là, sono venuti tutti i panetti da 170 grammi, 175 circa. E adesso andiamo a stendere per bene la nostra piadina, che ovviamente non deve essere troppo spessa, perché altrimenti poi viene anche troppo pesante, più difficile da cuocere. Quindi insomma bisogna cercare di farla sottile, ovviamente non sottilissima, ma insomma una via di mezzo. Ed eccoci qua, la prima è stesa, come vedete l'ho stesa il più sottile possibile, ok? Fate ovviamente attenzione, magari stendetela fra due fogli di carta forno, o comunque sopra un foglio di carta forno, così poi la potete prendere più tranquillamente, ok? Non è venuta tondissima, ma vabbè, adesso la andiamo a mettere nella pentola. Adesso noi la mettiamo qui, lasciamo che si cuocia un po' da ambedue le parti, però la cottura finale la finiamo dopo quando la andiamo a condire. Abbiamo paura che cucinandola troppo adesso poi venga troppo dura una volta riscaldata, insomma, ecco. E questa qui è venuta anche abbastanza grande, bisogna dirlo. Adesso aspettiamo che faccia un po' di bollicine e poi la giriamo e andiamo avanti con le altre. Allora, una volta precotte avranno più o meno questo aspetto. Noi poi le abbiamo messe una sopra l'altra, una è rimasta lì. Io mi sto facendo le zucchine che andrò a mettere qua dentro, ma poi ovviamente il condimento va a gusti. Ed eccole qua, una volta precotte, appunto, siamo andate a riscaldarle di nuovo, questa volta con il condimento dentro, una voltata, una girata, prima da un lato e poi dall'altro, ed eccole qua. Io ne ho fatta una, penso sia coppa, e l'altro crudo o speck, insomma, ecco. E Robby adesso se ne fa una col salame e l'altra con lo speck.
ovviamente un po' di mozzarella che, come vedete, ha bagnato tutto, e io ho messo anche le zucchine.